e scelte calate dall'alto. Grazie. Grazie. Ora non ho altri iscritti a parlare. Onorevole 40 a titolo personale. Sì, grazie signora Presidente. Guardi, io condivido con l'onorevole Mauri il rispetto per le istituzioni, che dal nostro punto di vista sono sacre. Sono anche d'accordo sul fatto che, siccome sono richieste maggioranze ampie, non è compito del Partito Democratico eleggere il giudice costituzionale. E però io penso che sia compito del partito di maggioranza relativa proporre a tutto il Parlamento figure che siano percepite e vissute da tutti come super partes, non il costituzionalista più renziano che abbiamo conosciuto alle audizioni della riforma costituzionale. Questo, onorevole Mauri, me lo consenta. Grazie. Non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 37.5 Toninelli. Parere contrario, Commissione e Governo. Favorevole, relatori 5 Stelle e Sinistra Italiana. Contrari, si rimettono all'Aula, scusate, relatori a Lega e Fratelli d'Italia. Aperta la votazione. Cozzolino, sì, aspettiamo i colleghi che arrivano al posto. Lombardi, Fatto, Nesi, ci siamo? No. Vaccaro, no, sì, Vaccaro. Ciprini, Tinagli, Formisano, Pellegrino, Pellegrino ha votato, Tinagli ha votato, non vedo mani alzate, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 37.6 Toninelli, che chiede di intervenire. Prego, onorevole. La ringrazio, Presidente. Con molta calma cerco di illustrare questo emendamento che riprende al 100% quello precedente, e lo faccio magari andando a toccare alcuni punti un attimo più specifici. Perché lo faccio? Perché alcuni in quest'Aula hanno affermato che in centinaia di candidati aventi i requisiti oggettivi previsti dalla Costituzione possano candidarsi. In realtà l'emendamento dice esattamente una cosa diversa, cioè i giudici nominati dalla Camera e dal Senato. Significa che devono essere i partiti, le forze politiche a nominarli, e poi una volta scelti i signori nominati, cioè candidati dalle forze politiche, depositano presso la segreteria della Camera e la segreteria del Senato le proprie candidature. Ma volevo sottolineare come questo passaggio molto molto semplice, utilizzato in tanti stati, alzerebbe il livello qualitativo delle candidature. Perché è di tutta evidenza che quando le forze politiche vogliono portare